Giuseppe Carugati, 51 anni, nato e residente a Como, è morto questa mattina a bordo della sua auto a causa di un malore improvviso mentre percorreva via Papiria in direzione Ancona Pesaro. L'uomo, che per lavoro da qualche tempo si trovava in zona, era a bordo della sua Fiat Multipla alle 9.30 di questa mattina quando, stando a quanto riportato da testimoni oculari, ad un certo punto ha iniziato a sbandare vistosamente, invadendo anche per alcuni istanti la corsia opposta, andando a lambire pericolosamente i parapedoni lungo il canale Albani, per poi rientrare bruscamente in carreggiata e schiantarsi contro una pianta ai lati della carreggiata. Ai soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi, essendo già al loro arrivo in arresto cardiaco, momenti concitati e dopo le dovute manovre non gli è rimasto altro che constatarne il decesso. Nessun altro veicolo o altri soggetti sono stati coinvolti nell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fano per mettere in sicurezza l'auto a gasolio. Ora, dopo l'ispezione cadaverica, dove è stato appurato il decesso per malore, secondo le prassi di questi casi si attende il nulla osta dalla procura per consentire di consegnare la salma ai familiari.